dai, ma sì, il futuro è facile in italiano. E il futuro, per cosa si usa il futuro? Il futuro si usa per parlare di fatti o azioni future. È ovvio, è facilissimo. Volete vedere? Il futuro in italiano si usa per parlare di azioni future, ma anche per parlare di azioni presenti e azioni passate. Ma com'è possibile? È il futuro! E lo vediamo proprio in questo video. Bentornati! Bentornati a tutti, amici di Passione Italiana, a un altro video di italiano con me, Marta, e con Passione Italiana. Allora, nel video di oggi vediamo gli usi principali del futuro semplice e del futuro anteriore. Eh sì, perché ci sono due futuri in italiano. Ma andiamo con ordine. E prima di cominciare, ricordate che con Passione Italiana potete anche studiare l'italiano in un corso di gruppo o in un corso individuale. Volete studiare l'italiano con noi? Andate in descrizione, cliccate il link che trovate e iscrivetevi a uno dei nostri corsi. Vi aspettiamo! Allora, andiamo con ordine. Il futuro semplice è questo. Abbiamo già fatto due video sul futuro semplice, su come si forma e come si usa. Trovate i link in descrizione. Attenzione perché ci sono molti verbi irregolari. Due gruppi principali. Qualche esempio di futuro semplice è io mangerò, noi studieremo, tu giocherai, per esempio. Invece il futuro anteriore, l'altro futuro, è un tempo composto, quindi è formato da due parole, se non è un verbo riflessivo, e si forma con l'ausiliare, essere o avere, al futuro semplice, più il participio passato. Vediamo degli esempi. Prendiamo un esempio con l'ausiliare avere e ho scelto il verbo studiare. Il futuro anteriore del verbo studiare è io avrò studiato, tu avrai studiato, lui o lei avrà studiato, noi avremo studiato, voi avrete studiato e loro avranno studiato. Quindi il verbo avere al futuro semplice e poi il participio passato. Vediamo adesso un verbo con l'ausiliare essere e ho scelto il classico verbo andare. Il futuro anteriore del verbo andare è io sarò andato o andata, tu sarai andato o andata, lui sarà andato, lei sarà andata, noi saremo andati o andate, voi sarete andati o andate e loro saranno andati o andate. Quando usiamo essere, ovviamente il participio passato deve concordare in genere e in numero con il soggetto. Quindi maschile, femminile, singolare o plurale. Quindi abbiamo visto la forma del futuro semplice e del futuro anteriore. Adesso vediamo come si usano questi due tempi. L'uso, diciamo, più conosciuto del futuro è il futuro semplice e il futuro anteriore si usano per parlare di azioni future. Per esempio, il futuro semplice si usa per progetti, previsioni, promesse nel futuro. Per esempio, l'anno prossimo andremo al mare in Grecia. O domani pioverà. O ancora, ti prometto che studierò di più. I verbi. Questo è il futuro semplice. E il futuro anteriore? Anche il futuro anteriore indica un'azione o un fatto futuro, ma attenzione, indica un'azione o un fatto futuro che succede prima di un altro fatto futuro, prima del futuro semplice. Vediamo un esempio. Quando sarò arrivato a casa, telefonerò al dottore. Quindi, arrivare a casa e telefonare sono tutti e due nel futuro. Ma attenzione, prima arrivo a casa e poi telefono al dottore. Quindi il fatto di arrivare a casa succede prima del fatto di telefonare e quindi si usa il futuro anteriore, perché succede prima di un altro fatto futuro. Un altro esempio,
Giocherai al computer quando avrai finito i compiti. Anche in questo caso, giocare e finire sono tutti e due nel futuro, ma finire i compiti succede prima rispetto a giocare. Quindi giocare è al futuro semplice, giocherai, e finire è al futuro anteriore, avrai finito perché succede prima. Un altro esempio per chiarire ancora, quando avrò finito l'università mi prenderò un anno sabbatico. Due azioni future, una succede prima, finire, e una succede dopo, prendere. Attenzione perché qualche volta si può usare il futuro anteriore anche da solo, non in relazione a un futuro semplice, per indicare azioni che saranno finite nel futuro. Per esempio, domani alle 5 avrò già finito di lavorare. Fino qui tutto bene, perché? Perché abbiamo visto il futuro semplice e il futuro anteriore per parlare di azioni o fatti futuri. Ma adesso vediamo gli usi modali del futuro, quelli che possono essere un po' più complessi per uno studente che studia l'italiano, perché non si usano per parlare di azioni o fatti futuri, ma per parlare di azioni o fatti nel presente o nel passato. Allora, vediamo il primo uso. Numero 1. Il futuro semplice e anteriore possono esprimere una supposizione o un'ipotesi nel presente o nel passato. Per una supposizione o un'ipotesi nel presente usiamo il futuro semplice. Per esempio, questa giacca è bellissima, costerà molto. Attenzione, questo costerà non indica niente di futuro, ma stiamo parlando al presente. Costerà molto significa forse costa molto. Suppongo che costi molto. Quindi nel presente, una supposizione nel presente. Io non sono sicura che costi molto, ma immagino. Un altro esempio, non so che ore sono, ma saranno le 3. Anche in questo caso, saranno le 3 significa forse sono le 3. Suppongo che siano le 3. Non stiamo parlando di niente nel futuro, ma siamo nel presente. Non sono sicura dell'ora, ma immagino che siano le 3. Facciamo un altro esempio. Non so quanti anni ha Alex. Avrà 40 anni? Anche in questo caso avrà non è futuro, ma è presente. Significa forse ha 40 anni. Immagino che abbia 40 anni. Quanti anni hai, Alex? Ma posso fare delle supposizioni anche nel passato e in questo caso uso il futuro anteriore. Per esempio, non vedo Simona in ufficio oggi, sarà rimasta a casa. Questo sarà rimasta è un futuro anteriore, ma non indica niente di futuro. Significa forse è rimasta a casa. Suppongo che sia rimasta a casa. Quindi, vedete, corrisponde a un passato prossimo. Stiamo parlando di una supposizione nel passato. Un altro esempio. Silvana ha comprato una Ferrari. Avrà vinto la lotteria. Beata lei! Questo avrà vinto significa forse ha vinto. Passato. Suppongo che abbia vinto. Allora, visto che questo uso del futuro è un po' complesso, facciamo subito un tocca a te. Allora, avete una domanda e dovete dare la risposta mettendo il verbo al futuro semplice o al futuro anteriore per una supposizione. Vediamo la prima. Quanto costa un caffè a Milano? Non lo so. Costare 1,30 euro. Futuro semplice o futuro anteriore per una supposizione? Pensate. Vediamo insieme, non lo so, costerà 1,30 euro. Costerà significa forse costa 1,30 euro. Siamo nel presente. E un'altra. Perché Mario è preoccupato? Boh, ricevere una brutta notizia. Pensate. Vediamo insieme.
Bo avrà ricevuto una brutta notizia, che significa forse ha ricevuto una brutta notizia. È preoccupato perché suppongo che abbia ricevuto una brutta notizia. E un altro. Quanti anni ha Antonia? Non lo so. Avere 35 anni. Pensate. Vediamo insieme. Non lo so, avrà 35 anni, che significa forse ha 35 anni. Allora, continuiamo con questi usi modali del futuro semplice e del futuro anteriore e vediamo il secondo, che però in realtà è molto molto simile al primo. Si usano i futuri, il futuro semplice e il futuro anteriore, per esprimere un dubbio nel presente o nel passato, molto simile all'altro uso. Per esempio, sarà vero quello che ha detto Sara? Che significa è vero quello che dice Sara? Con un dubbio. Anche in questo caso, sarà non è un futuro, ma significa è un presente. O sarà questa la strada per arrivare al cinema? Quindi sto esprimendo un dubbio, ma nel presente. È questa la strada per arrivare al cinema? O ancora, a che ora saranno partiti Andrea e Paolo? Anche qui il futuro anteriore non indica un futuro, ma indica un passato, perché significa a che ora sono partiti Andrea e Paolo, ma con un dubbio dentro questa domanda, dentro questa frase. E poi, attenzione, perché siamo arrivati all'uso un pochino più difficile del futuro semplice e del futuro anteriore. È un uso molto particolare. Questi tempi si usano per attenuare un'ipotesi, per togliere importanza a un argomento, ammettendo che le cose sono in un certo modo, ma allo stesso tempo dicendo che questo non ha importanza. Questo futuro si chiama futuro concessivo. Credo che abbiate già sentito questa parola. Uso concessivo. Detto così sembra molto confuso. Facciamo qualche esempio. Questo ristorante sarà anche molto buono, ma per me è troppo caro. Ancora una volta, stiamo usando il futuro semplice che però non indica un futuro, ma stiamo parlando nel presente. Questa frase significa anche se questo ristorante è molto buono, per me è troppo caro. Quindi io sto ammettendo che questo ristorante è molto buono, ma questa cosa non ha importanza. Quello che è importante è che per me è troppo caro. Quindi questo sarà significa anche se è. Vediamo un altro esempio. Farà anche più caldo di ieri, ma io preferisco non uscire. Non siamo nel futuro, ma siamo ancora nel presente, anche se usiamo il futuro semplice. E questa frase significa anche se fa più caldo oggi, io preferisco non uscire. Nonostante faccia più caldo oggi, io preferisco non uscire. Sebbene faccia più caldo oggi, io preferisco non uscire. Quindi, io sto ammettendo che fa più caldo, ma questa cosa non è importante. La cosa importante è che io preferisco non uscire. Avete capito perché si chiama concessivo? Vi ricordate le congiunzioni concessive? Anche se, nonostante, sebbene. Avete notato come spesso in queste frasi usiamo anche oppure per dare più forza alla frase, al significato della frase. E adesso vediamo un esempio nel passato, con il futuro anteriore. Chiara avrà pure studiato molto, ma alla fine non ha passato l'esame. Ancora una volta, questo futuro anteriore non è futuro, ma è passato. Anche se Chiara ha studiato molto, non ha passato l'esame. Ammetto che ha studiato molto, ma non è importante. L'importante è che non ha passato l'esame. E l'ultimo esempio, mi avrai anche mandato un regalo, ma io non l'ho ricevuto. Che significa, anche se mi hai mandato, siamo nel passato, un regalo, io non l'ho ricevuto. Ammetto che tu mi hai mandato un regalo, ma la cosa importante non è questa, è che io non l'ho ricevuto. I miei studenti avranno capito questi usi del futuro? Spero di sì.
Spero proprio di sì! Spero che il video sia chiaro, che abbia chiarito molti dubbi su questi usi del futuro. Se vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al nostro canale, condividete il video e partecipate a uno dei nostri corsi. Trovate il link in descrizione. Grazie mille a tutti e alla prossima! Ciao!